Vergine, parliamo del segno della bilancia. Vediamo che ci dice la bilancia. Dopo la Vergine ci sta la bilancia. Vediamo che ci dice il segno della bilancia, come può essere questa situazione. Vediamo il segno della bilancia. Allora, vediamo che ci dice. Deve avere pazienza, caro segno della bilancia. Le possibilità ce le hai tutte di ottenere dei risultati, ma questi risultati li ottieni soltanto attraverso la pazienza. Ed è molto importante questo, attraverso la pazienza riesci a ottenere dei risultati. Attenzione, perché potrebbe essere miseria, caro segno della bilancia. Questa è una carta molto forte, la carta della miseria, quindi rischi di prendere delle cantonate. Stai attenta, cara bilancia, ai passi che fai, perché rischi veramente un impoverimento rapido. Fidati solo delle persone giuste, questo è un altro punto fondamentale. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ma bisogna fidarsi delle persone giuste. Vediamo, quindi siamo sempre sulla bilancia, vediamo che ci raccontano i tarocchi di Marsiglia sulla bilancia. Allora, per quanto riguarda la bilancia, abbiamo un fante di coppe. Fante di coppe significa amore breve, situazione breve, quindi ci sarà sicuramente un impasse positivo, ma di breve durata. Sicuramente di breve durata. Abbiamo anche il 7 di spade, che vuol dire sensualità senza perdere troppo tempo. Questo è un punto fondamentale. Quindi queste sono le indicazioni principali, diciamo, per il segno della bilancia. Adesso passiamo al segno dello scorpione. Vediamo sempre che ci racconta se ci sono soldi in arrivo, soldi in uscita, miseria oppure situazioni più positive. Tagliamo, vediamo il segno dello scorpione, che cosa ci dice la nostra situazione qua. Oh, purtroppo sto fulmine esce sempre, porca miseria. Si sta per chiudere una relazione, si sta per chiudere, potrebbe essere una relazione finanziaria, qualcosa di importante, ma si sta per chiudere. Devi utilizzare l'innocenza. Devi utilizzare questa caratteristica, come diceva qualcuno, l'innocenza sulle gote tue, e devi utilizzare anche la capacità di celebrazione, la capacità di ottenere dei risultati, mentre attraverso la consapevolezza cosciente riesce a sbloccare diverse situazioni. Quindi andiamo a vedere come vanno le cose. E vediamo sempre la nostra bilancia. Avrei qualche fastidio con l'appeso, qualche fastidio che sarà fastidioso, insomma. Quindi questo deve tenerlo presente. E ci saranno anche delle persone che verranno a metterti il bastone tra le ruote. E quindi abbiamo visto anche la bilancia, vediamo lo scorpione, passiamo al segno della bilancia. Allora, che segno sono arrivati? Vediamo un po'. Scorpione, ok, sì, scorpione. Ok, quindi abbiamo visto il segno dello scorpione e passiamo al segno del sagittario. Sì, era scorpione, scusate, scorpione. Passiamo per finire al segno del sagittario. Vediamo che ci racconta il segno del Sagittario.
Ah, lo scorpione, sì, facciamo ancora alcune carte sullo scorpione, perché effettivamente lo scorpione non l'avevo concluso. Vediamo ancora qualcosa sullo scorpione, utilizzando, e poi passiamo dopo a Sagittario, utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo bene lo scorpione utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Beh, diciamo che lo scorpione delle cose possono accadere, c'è la fortuna dalla tua parte, quindi questo è molto importante. Lo scorpione, se riesce a fare focus, diciamo che avrà delle grandi possibilità, perché la fortuna. Purtroppo abbiamo 7 di bastoni, che vuol dire che la passione è quella che prende lo scorpione. Lo scorpione ha questo difetto, no? Che i soldi gli entrano, ma poi non ci mette le energie perché si rivolge ad altri settori. Vedete che escono fuori tutti i bastoni. I bastoni rappresentano la dimensione sensuale dell'essere umano, quindi lo scorpione dovrebbe portarsi invece più su una dimensione logico-razionale, lasciare perdere, diciamo, delle situazioni perché. Altrimenti, se ti concentri troppo sulla passione, perdi la visione dei soldi. E come dicevamo prima, la passione finisce, i soldi devono arrivare, quindi questo è fondamentale. Bene, ma adesso abbiamo visto anche lo scorpione, passiamo al segno del Sagittario e vediamo che ci racconta il segno del Sagittario. Siamo al segno del Sagittario. E vediamo un po' quali sono le caratteristiche qua del Sagittario. Devi avere una maggior consapevolezza di te stesso se vuoi ottenere dei risultati, una maggiore forza interiore. Impara, caro segno Sagittario, a goderti la vita. Ma se il Sagittario è un segno sfuggente, un segno che non mette mai a posto le cose, devi essere più innocente, tra virgolette, più libero. E queste sono tutte cose importanti. Ti avvierai a una grande trasformazione. Per il segno Sagittario è previsto un grande cambiamento. Sarà positivo o sarà negativo per quanto riguarda i soldi? Per il segno Sagittario un grande cambiamento in arrivo. Se è positivo o negativo, ce lo facciamo dire dai tarocchi di Marsiglia. Quindi segno Sagittario un allontanamento. Ma vediamo se tutte le cose che accadono possono avere una doppia valenza, positiva o negativa. Vediamo. Per il Sagittario, quali sono le caratteristiche? Purtroppo c'è in arrivo una fonte di manipolazione, cioè qualcuno che ti farà un po' sbiellare, ma manipolatore. Quindi per il Sagittario c'è il pericolo narcisista in arrivo. E il Sagittario è concentrato sull'amore in questo periodo. Vedete, l'amore, ma l'amore sono cazzate, puntate i soldi. Lasciate perdere l'amore, invece il Sagittario si sta concentrando un po' sulle relazioni sentimentali affettive, che non c'è niente di male, ma insomma non è il top.